Ciao a tutti e benvenuti su Prova, Guadagna, Crea! Partiamo con questo video ringraziando l'azienda Pincott Tessuti da Mare, la quale mi ha mandato queste bellissime stoffe da provare e io con queste appunto creerò qualcosa. Vi faccio vedere, iniziamo con questa che è un cotone canvas 80% cotone più 20% poliestere. È un bellissimo cotone, un po' più rigido rispetto al cotone classico, proprio perché ha quel 20% in poliestere. Abbinato a quello abbiamo il cotone canvas colore Nature, che è questo. Poi abbiamo il 100% cotone, questo fantastico rosa con coniglietti baby. E abbinato a questo, appunto, abbiamo anche quello celeste. Poi abbiamo questo fantastico jersey di cotone con canguri, che è 95% di cotone più 5% elasticizzato. Un cotone molto morbido, l'ideale per creare magliette, leggings, comunque tutto ciò che ci serve di elasticizzato. Molto bella la fantasia con i canguri effetto mare, mi piace molto. Per questo video io vado ad utilizzare queste due tinte, quindi questi due tipi di stoffa. Successivamente creerò qualcos'altro con le altre che mi ha mandato l'azienda. Allora, partiamo creando il cartamodello. Prendete 5 fogli singoli di quaderno e metteteli in questo modo, 3 in verticale e 2 sotto in orizzontale. E legateli insieme, cioè uniteli insieme con dello scotch. Una volta unito, piegate questo foglio a metà. Questo è quello che dobbiamo ottenere. Allora, dobbiamo disegnare questo cartamodello. Io l'ho disegnato a mano libera e vi ho indicato alcune misure. Sono partita, diciamo, con questo bicchiere, più o meno, allargandomi ovviamente un pochettino, perché poi con la stoffa ci dobbiamo allargare. Allora, questa altezza qui è di 24 cm, quindi iniziate disegnando questa altezza. Da qui 8 cm. Fino ad arrivare a 8,5 cm, questa sarà la base del nostro portabicchiere. Sì, perché andremo a creare, ancora non ve l'ho detto, un doppio portabicchiere in stoffa. Poi da questa parte fino a questo punto sono 27 cm e da qui a qui sono 23,5 cm. Avendo queste misure dovreste riuscire a disegnare perfettamente questo cartamodello. Se avete difficoltà vi posso mandare anche una foto, non lo so, magari per averlo più preciso chiedetemi info nei commenti o sulla mia pagina Facebook, non c'è problema. Ok, col cartamodello aperto disegniamo la sagoma su della stoffa, la stoffa di Pincott appunto. Disegniamo su della stoffa e mettiamo poi faccia contro faccia le due stoffe. Io voglio un effetto dentro e fuori diverso, quindi vado ad utilizzare tutte e due le stoffe sotto dell'imbottitura. Vado a fermare tutto con degli spilli. Questa è l'imbottitura, è abbastanza sottile, non c'è bisogno di utilizzare una molto, molto doppia, basta una sottile. In modo specifico, se volete sapere, questa è l'imbottitura della cappa. Allora, adesso dobbiamo cucire il tutto lasciando questo punto di apertura per poter girare il nostro lavoro. Vi faccio vedere la cucitura, che è molto molto semplice. Questa stoffa veramente è fantastica da cucire anche con una mano sola, infatti sto riprendendo con una mano e con l'altra sto cucendo, però oddio, ci vogliono tutte e due le mani. Quindi, una volta cucito il tutto, dobbiamo eliminare la stoffa in eccesso, quindi non troppo vicino alla cucitura, lasciando giusto un centimetro, qualcosa in più, tagliamo tutto intorno la sagoma. Dove c'è il punto di apertura io mi lascio sempre un po' di stoffa un po' più in eccesso per poter poi cucire dopo. Allora, questo punto è cruciale, quindi fate attenzione dove ci sono gli angoli. Dobbiamo eliminare bene la stoffa in eccesso e avvicinarci il più possibile alla cucitura senza però andare a tagliare la cucitura stessa. Quindi fate in questo modo, eliminate la stoffa in eccesso con dei piccoli triangoli
e poi date un piccolo taglietto proprio al centro, senza però tagliare, mi raccomando, la cucitura. Adesso dal punto di apertura andiamo a girare il tutto, nascondendo quindi le cuciture. Ecco quello che dobbiamo ottenere. Allora, io ho chiuso il punto di apertura e fatto una cucitura qui, che questa sarà la base dei nostri portabicchieri, quindi mi serve che si deve piegare, per cui basta dare una cucitura dritta. Questo sarà l'esterno del portabicchieri e questo l'interno. Quindi, tenendo presente che la parte appunto jungle della giungla, diciamo così, con le foglie, deve venire verso l'esterno, dobbiamo cucire al contrario, quindi come se c'è la parte delle foglie all'interno. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo unire queste parti. Iniziamo ad unire un poco, quindi non cucendo il tutto, ma una metà. E che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avvicinare le due parti di cotone, quella tinta unita, quindi dobbiamo cucire quella parte. Arriviamo fino a un certo punto, non chiudiamo il tutto, vi ripeto, perché allora questo tutorial io l'ho fatto improvvisando, anche perché pensavo che la parte, dopo vi farò vedere, rimaneva aperta, quindi ho iniziato a cucire per poi regolarmi piano piano come doveva venire. L'idea ce l'avevo, però la dovevo mettere in pratica. Quindi, fatta una parte, facciamo anche l'altra parte. Ed ecco qui, ho iniziato a cucire queste parti qui, infatti girando al contrario le cuciture verranno nascoste e quindi questa sarà la base dei nostri portabicchieri. Ora devo vedere come unire queste parti qui, quindi le orecchie, diciamo le orecchie oppure le ali di una farfalla, che sembra infatti la sagoma disegnata, sembra appunto una farfalla. Allora, invece di cucire così, quindi dalla parte dritta, oppure di chiudere in questo modo, mi serviva qualcosa di più rigido, di una cucitura appunto precisa, quindi facciamo in questo modo, rigidiamo di nuovo dalla parte interna, diciamo così, quindi quella che verrà all'interno, pieghiamo queste ali di questa farfalla in questo modo e diamo una cucitura dritta, così. Quindi calcolate bene la misura delle due torri di bicchieri che verranno appunto all'interno. Ecco, quindi ho dato questa cucitura, vi ripeto, prendendo prima la misura, quindi giro al contrario per vedere un po' com'è la situazione. Allora, io pensavo che questa parte qui alta doveva venire dritta, in realtà la parte dietro è molto più bella, viene più a cuore. Però io sono partita con l'idea che questa parte qui dovesse venire avanti, questa era la mia idea, quindi che la base sotto venisse aperta in modo da far vedere i bicchieri. Però diciamo che questo non mi soddisfava. Successivamente, appunto, tra varie prove che ho fatto alla base, ho fatto questa cucitura e poi la parte che veniva appunto quella cucita all'interno l'ho bloccata in questo modo. Poi che cosa ho fatto? Ho chiuso dietro tutta la base, alla fine l'ho chiusa tutta e ho girato dalla parte che io pensavo venisse dietro, l'ho girata davanti, ho piegato un po' per fare uscire il bordino, quindi richiamando i colori, ho fatto delle decorazioni con dei fiocchetti ed è venuto veramente carino. Cosa ne pensate? Questo doppio portabicchieri era una richiesta che mi avete fatto, una di voi praticamente nei commenti mi aveva chiesto un doppio portabicchieri ed eccolo realizzato, diverso, originale e soprattutto che non trovate fino adesso questo modello, non lo trovate su internet tranne che nel mio video. Colgo ancora l'occasione per ringraziare l'azienda Pincott Tessuti da Mare, grazie davvero per questa opportunità.
Inoltre vi consiglio di andare sul loro sito perché ci sono veramente tantissime stoffe e soprattutto il sito è molto semplice, molto intuitivo ed è diviso tutto per categorie. Potete fare shopping online delle vostre stoffe preferite. Io spero davvero che questo tutorial improvvisato e soprattutto creativo vi sia piaciuto. Se così, mi raccomando, aspetto i vostri like, i vostri commenti. Grazie davvero a tutti voi che mi seguite. Io vi ringrazio ancora per la visione e vi aspetto al prossimo video su Prova, Guadagna, Crea!